personale, l'ho anche messo per iscritto, di assoluto rispetto per ogni persona, a prescindere dalla razza, dalla religione, dall'orientamento sul fatto personale. Ah, ecco, siccome non capivo... così come ho rispetto per i rapporti affettivi di ciascuno, passare dai rapporti affettivi all'istituto della famiglia con tutto quello che ne deriva, in particolare il termine di adozione, mi vede invece assolutamente contrario. Voglio però cogliere l'occasione, in estrema sintesi, per dire al Presidente Rossi che conosciamo bene l'iter di questo disegno di legge. Io ci ho parlato su qualche ora, ho anche studiato, penso di conoscere, spero non ne avrà male la materia meglio di come la conosca lui. Non voglio entrare neppure nel merito di alcune affermazioni fatte. Secondo me, Presidente Dorigati, se toglieva la parola nel momento in cui ha cominciato a diventare rosso, quello sarebbe stato meglio. L'ho fatto perché, con lei. Perché, le spiego anche perché l'accostamento dei genitori che sono preoccupati per quello che potrebbe accadere nelle nostre scuole a qualche animalista estremista completamente al di fuori della nostra realtà è stato un accostamento assolutamente improprio, però comunque è lo stesso, io non voglio far polemiche su questo. Dico che prendo atto che il Presidente Rossi riconosce che è legittimo l'operato di questa minoranza e ne prendo atto con favore. Non sono assolutamente d'accordo con quanto ha detto il Presidente Rossi, in particolare con quanto vorrebbe spacciare per dato di realtà. In realtà questo disegno di legge e per la verità anche le iniziative che sta promuovendo l'assessore Ferrari nelle scuole sono iniziative che non hanno assolutamente la finalità che il Presidente Rossi ha ricordato. Queste sono sue opinioni, del tutto legittime, ci mancherebbe altro, ma non è un dato di realtà, sono le opinioni del Presidente Rossi. I dati di realtà che più volte qua abbiamo citato leggendo documenti dicono ben altro. Se però la Giunta, la maggioranza, non lo so chi dovrà decidere, ritiene opportuno ritornare in Commissione per ridiscutere i contenuti di questi disegni di legge, non saremo sicuramente noi, sto parlando di me e del nostro gruppo consigliare, ad opporsi. Anzi, visto che inviti di questo genere vengono anche dalla maggioranza, sarebbe forse il caso di interrompere i lavori d'Aula, tornare in Commissione e vedere se si può trovare una soluzione, tenendo presente una cosa, che qua non stiamo parlando di principi generali, del resto lo chiedo agli assessori, in che condizioni è la pubblica amministrazione trentina, che evidentemente discrimina, non se ne è accorto nessuno, perché dopo avremo modo di citare per l'ennesima volta i dati che escludono qualsiasi forma di discriminazione, ma sentire il Presidente della Giunta Provinciale, che è il principale responsabile anche delle strutture amministrative provinciali, sostenere che vi è la necessità di normare l'attività della pubblica amministrazione al fine di evitare discriminazioni, se la logica esiste ancora, vuol dire che allo stato attuale la pubblica amministrazione sta discriminando delle persone in ragione del loro orientamento sessuale. E allora, prima ancora di fare una legge, se io fossi il Presidente della Provincia, se io fossi un assessore responsabile quindi delle strutture burocratiche che mi spettano per competenza, provvederei a intervenire sotto il profilo amministrativo affinché questi abusi non intervengano più. In realtà le finalità di questo disegno di legge sono ben diverse, la gente l'ha capito, e non riesco a capire invece perché il Presidente Rossi si lamenta della stampa, visto che, come dire, senza nessuna volontà di far polemica, su questo tema le posizioni che sta portando avanti questa maggioranza un pochino a spizzica bocconi, diciamo, e comunque la Giunta Provinciale, trovano amplissimo spazio sulla stampa e ben poco ne trovano invece le nostre posizioni, che perlomeno a livello di mass media sono assolutamente minoritarie. È anche per questo che siamo qua, per spiegare alla gente quello che voi vorreste fare, e la gente lo sta comprendendo. Non voglio però polemizzare con il Presidente Rossi. Io resto soltanto quello che ha detto. Ha riconosciuto la legittimità del nostro operato, non che ne avessi bisogno, ero già convinto comunque anche senza questo riconoscimento che il comportamento mio e degli altri colleghi di minoranza era un comportamento assolutamente legittimo, ci mancherebbe altro. Io penso che vada accolto l'invito, questa convenzione penso si sta diffondendo sempre di più anche tra i banchi della maggioranza, a sospendere questa discussione e a tornare in Commissione. Tornare in Commissione e là si vedrà, col passare del tempo, se è possibile trovare una soluzione. Noi una proposta l'abbiamo già fatta per iscritto, è stata resa pubblica, l'aveva in mano il Presidente Rossi prima, e su quella penso si possa ragionare.
Grazie consigliere. Ha chiesto di intervenire in discussione generale il consigliere Viola. Ne ha facoltà. Prego consigliere Viola. Grazie Presidente, ma io ne approfitto, avrei impostato il ragionamento in un altro modo, ma per alcune cose non cambia la sostanza di quello che avrei detto, perché è ovvio che bisogna anche come dire, fare i conti con quello che ha appena detto il Presidente Rossi. Però due cose vanno dette. La prima è che, come ho detto già più volte, è vero che abbiamo l'autonomia, è vero che godiamo di particolari competenze, è anche vero che quelle materie che più potrebbero dare risposta a questi temi, che sono le materie civilistiche, non solo, non le abbiamo. E su questi temi, come ho detto anche stamattina, vedremo, comunque per adesso non ci sono. E come ho detto stamattina, se Renzi mantiene quello che ha detto all'Assemblea del PD, mantiene la parola data, dovrebbe procedere al questa, adesso io non è che sto dicendo che è una cosa buona, dico semplicemente che ha detto che lo fa, dovrebbe procedere all'approvazione di un DDL, perché non è che ha specificato molto, che dovrebbe unificare quanto già fatto da DDL cosiddetto Scalfarotto, peraltro già approvato alla Camera dei Deputati, ma che giace sul tavolo della Commissione del Senato, e il DDL Cerinna, anche se ha detto parole anche del nostro senatore Tonini, che fa parte della direzione nazionale del PD, che verrà fortemente ritoccato. È chiaro che se questo accadesse, Presidente Rossi, evidentemente, come ho provato a dire più volte in quest'Aula, tutto quello che stiamo facendo, come dire, per quanto dignitoso, perché insisto a dire che non abbiamo mai buttato via tempo, ci mancherebbe, però perde di grande significato, cioè evidentemente dovremmo fare i conti con una normativa nazionale molto più cogente su determinati profili che esulano dalle competenze della provincia autonoma di Trento. E appunto lui ha detto che questo lo farà subito dopo la riforma costituzionale. Seconda questione, non si può certo dire che questo tema non l'abbiamo provato a affrontare, perché comprese le ore di stamattina e le ore di ieri, abbiamo occupato 68 ore, quasi 70, di aula di consiglio per affrontare questo tema. Insisto che una finanziaria, tanto per dare l'idea, più di 20-24 ore reali di dibattito non le ha, una finanziaria. Da inizio legislatura a febbraio, tanto per essere chiari, il 20% delle giornate d'aula, il 18,5% per la precisione, sono state dedicate a questo disegno di legge. Questo vuol dire che non è che, anche rispetto ad alcune polemiche, non si è voluto affrontare il tema. Cioè, non so, se il tempo ha un valore e ha un valore complessivo, evidentemente dice di un'attenzione data. Però adesso voglio arrivare anche un po' sul tema posto, perché, tanto per essere chiari, sulle discriminazioni chi può essere d'accordo? Cioè, evidentemente una volontà, no, collega Giovanazzi, di avere misure contro le discriminazioni irragionevoli, e torno su questo termine perché non tutte le discriminazioni sono irragionevoli. A scuola discriminare sul merito è una discriminazione giusta, tanto per fare un esempio, insomma, no? Chiaramente discriminare per gli orientamenti sessuali, questo è un demerito, cioè nel senso che ci mancherebbe altro che siamo d'accordo, così come evidentemente laddove si riscontrino, laddove ci siano, come dire, avere e anche prevenire fenomeni di omofobia. Il problema però, Presidente Rossi, è anche un altro, no? Ieri parlando con un importante componente della maggioranza, che non dico il nome, insomma, sostanzialmente mi ha detto, ma sì, effettivamente questa legge alla fine dobbiamo portarla a casa, in fin dei conti quello che ci interessa è l'aspetto educativo, che è proprio quello che, tanto per essere chiari, a noi preoccupa di più. Perché se il problema sono le discriminazioni è un conto, se il problema è l'educazione della scuola è un altro. Se il problema è dire che tutti hanno uguale diritto di cittadinanza in un contesto come la provincia autonoma di Trento e peraltro come l'Italia, è un conto. Se il problema invece è andare a scuola e andare a scuola in un determinato modo, quello no. Perché d'altronde, adesso per l'amor del cielo, il disegno di legge così com'è, il disegno di legge così com'è approvato in commissione, anche nelle definizioni di cui è l'articolo 2, che è l'articolo che segue, va ben oltre
la legge sulle pari opportunità, che ha comunque un articolo che riguarda le definizioni, che è simile ma comunque diverso. Per cui, che se ne dica, la questione dell'identità, ma la questione del gender, così come peraltro affrontato anche dal Centro Studi Interdisciplinari di Genere dell'Università, che parla di gender, parla anche di teoria di gender, tanto per essere chiari, che sembra che invece sia un'invenzione di qualche marziano venuto dal cielo, e vuole portarla avanti. È utile dire di no. Cioè, voglio dire, qua siamo di fronte a un fatto che non è di poco conto. Allora, la mediazione è possibile, sì, però dobbiamo tenere conto che l'aspetto per noi più importante, io parlo al plurale, soprattutto rispetto al mio gruppo, ma anche per tutto quello che abbiamo condiviso come minoranze, è proprio l'impatto sulla scuola e la promozione di una visione del mondo, della persona che oggettivamente ci lascia molto perplessi. Per quanto riguarda invece le discriminazioni, ci mancherebbe altro, però bisogna anche intendersi sulle parole, perché molto spesso dietro a parole che sembrano uguali si nascondono concezioni della persona completamente, completamente diverse. Ultima cosa, Presidente, volevo sottolineare, è già riecheggiata più volte la questione dell'iniziativa di ieri del Comune di Novaledo. Allora, io ne tratto solo in un modo, perché con franchezza che un comune, comunque sia, inviti i genitori a un incontro informativo su quanto sta avvenendo e ci coinvolge tutti, così dice la lettera e poi dice il perché, senza voler esprimere alcun giudizio, mi limito a invitarvi ad approfondire la questione del giorno. E cita alcuni punti che non è che se li ha inventati, perché effettivamente sono estrapolati dalle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Io sono andato a verificare, Assessore Ferrari, effettivamente certe frasi tolte da un contesto possono apparire fuori dal mondo, però queste cose ci sono dentro nelle linee. Allora non è che si sono inventati chissà cosa, si sono preoccupati di un dibattito avuto nel loro comune e rispetto al quale hanno detto vogliamo fare qualcosa di significativo, mettendo a disposizione della cittadinanza più posizioni. Allora la sua entrata a gamba tesa, cara Assessore Ferrari, devo dire che è veramente svilente. Parliamo di autonomia, tra l'altro i comuni sono soggetti costituzionali. Le faccio solo un esempio, nel protocollo, vecchio ricordo di quando ero dipendente della presidenza della provincia autonoma di Trento, nel protocollo l'unico superiore del sindaco è il Presidente della Repubblica, tanto per essere chiari. Nel protocollo che vige, lo saprà meglio di me la collega Borgonovore, che vige in Italia, l'unico superiore del sindaco sul proprio territorio è il Presidente, parlo del protocollo, è il Presidente della Repubblica. No, in qualsiasi manifestazione, no, guardi, vada a controllarsi la normativa di merito, ma lo dico perché, lasci perdere, lo dico perché evidentemente c'è il fatto che il Comune e la sua amministrazione, che è chiaramente regolarmente eletta, ha un'autonomia e una capacità di azione che vanno ben oltre le direttive della provincia su determinati temi, ma soprattutto vige un principio di libertà e responsabilità. Allora, quello che io ho letto sui giornali, Assessore Ferrari, ma neanche la censura tanto citata di qualche centinaio di anni fa, l'ha fatto. Cioè, voglio dire, ma uno sarà libero di proporre un incontro pubblico o deve passare tramite le direttive dell'autorevole provincia? Perché, Assessore Ferrari, non dobbiamo nasconderci quello che è accaduto, non dobbiamo nasconderci le telefonate fatte, non dobbiamo nasconderci le prese di posizioni sui giornali. Allora, siccome scripta manent, verba volant scripta manent, come dice l'antico detto latino, certe parole rimangono, e viva Dio, il pensiero unico non c'è ancora, il pensiero, il dogma su determinati temi non c'è, e la libertà è sacrosanta. E dobbiamo difenderla, e noi stiamo qua a difendere un principio di libertà. Detto ciò, se c'è la reale volontà di capire di cosa si tratta, anche rispetto a quello che accadrà a livello nazionale, e puntando il dito su quello che è
il tema proposto, che però poi è scivolato su altre cose, cioè la questione delle discriminazioni, c'è una disponibilità. Se evidentemente dietro questo c'è il fatto che ci si straccia le vesti perché tutt'altro è il tema da portare, allora evidentemente su questo ci riserveremo di valutare. Grazie consigliere Viola. Ha chiesto di intervenire il consigliere Bessi. Ne ha facoltà, prego consigliere Bessi. Sì, sono due giorni che mi sto stufando perché, come dicevo già,